Ciao ragazzi, dovremmo essere in diretta, vediamo se con un po' di ritardo perché oggi siamo stati in viaggio per organizzare i prossimi nostri spostamenti. E adesso, a parte che qua è completamente buio, ok, vedo che vi connettete, il sole non è proprio dalla nostra parte praticamente, ecco, adesso ci vediamo un po'. Ciao Alberto Bernardi, ben arrivato, spero che il bambino tuo cresca bene, stia bene, tutto ok. Allora, sì, oggi siamo andati in pratica a vedere un po' dei bus che dovremo prendere la prossima settimana, che ci spostiamo nel Karnataka, che sarebbe questo stato dove poi starò per la maggior parte dei giorni. E tra l'altro stamattina per un piccolo incidente di percorso non sono riuscito a filmare, ve l'avrei fatti vedere una ventina di cani, un branco di una ventina di cani che è uscito dalla foresta e già un paio di giorni che lo osservavo, però non si era mai fatto avvicinare. Una di quelle femmine era in calore, i maschi, specialmente il dominante, era distratto e quindi ero convinto di aver fatto il filmato. Poi quando sono andati via, purtroppo per me, perché avrei avuto un bel ricordo, e per voi perché avrei fatto vedere, mi sono accorto che il telefono non stava filmando in quel momento. Ci ritorno domani mattina, ci ritorno anche dopo domani mattina e vediamo se ce la faccio a filmarli, perché si erano sempre appena fatti vedere i bordi della foresta, come mi avvicinavo scappavano, invece stamattina sarebbe stata una buona occasione. Vi vedo. Ah, buongiorno Flavio, lei dov'è adesso? A Mumbai. Noi prossima settimana, come le ho detto, saliremo su nel Karnataka, quindi ci avviciniamo, chissà che non riusciamo a fare questo incontro del secolo. Ora sono qui in questi giardinetti spettacolari con Maddalena, che lei mi segue ovunque in tutti i posti. E bene, allora guardate, l'argomento di oggi, ciao Sara, ciao, vedo che ti sei connessa, ciao Dino, e poi ho visto che siete già in parecchi. Allora, l'argomento di oggi ve l'ho scritto nel titolo, cani da guardia, innanzitutto la protezione dei familiari. Perché vi ho fatto questo filmato? Perché in questo periodo, come vi ho detto, ho molti contatti, molte persone vogliono inserire i cani all'interno delle loro proprietà. Sembra che durante il periodo, tu vai pure dove vuoi vedere, io ti seguo, sembra che nel periodo di Natale siano dati tutti abbastanza da fare a entrare nelle case. Fatto sta che in questo mese di gennaio abbiamo avuto molte richieste e durante appunto il vaglio delle varie situazioni, che cos'è che emerge sempre? Emerge che, per quanto vi possa sembrare assurdo, se vuoi andiamo in quella direzione laggiù, vabbè, ma pazienza, dai, così tu è. Vi sembrerà assurdo, però nonostante tutti partono pensando innanzitutto alla protezione dei familiari, poi ci stoppiamo sempre di fronte a delle difficoltà che passano ancora prima a quelle che dovrebbero invece essere la preoccupazione di mettere la famiglia al sicuro. Dovete avere pazienza, un po' mi vedrete, un po' no, perché siamo al momento del tramonto e quindi in base a dove ci orientiamo il sole, se mi picchia praticamente alle spalle, ovviamente non vedete niente. Stamattina avevo ancora avuto un ultimo di questi contatti dove a volte mi stranisco un po', perché secondo me molti non tengono abbastanza in considerazione l'importanza di mettere la famiglia al sicuro, specialmente quelle persone che lavorano fuori tutta la settimana e hanno magari la famiglia a casa e si mettono di fronte a questa che per me sarebbe l'obiettivo primario,
cose del tipo se c'è una grande recinzione il cane potrebbe, oltre proteggermi la casa, anche proteggermi il magazzino, anche proteggermi il giardino, anche proteggermi la serra, tipo se, visto che spendo i soldi nel cane, tanto vale che lui protegga un po' tutto il paese. Oppure se c'ho un cane, bisogna che assolutamente questi cani vadano d'accordo sempre, da subito, si adorino, come si vede a Paperissima, giochino insieme, mangino nella... Allora, mi veniva in mente una cosa, che come sapete io lavoro spesso... Questi se passi vogliono a tutti i costi, cioè, che io prenda un taxi. Qua è vietato poter camminare, loro vogliono che tu sali sul taxi assolutamente. Sentirete un po' di traffico, ma in base a dove sono, arriva quest'ora, vi faccio la diretta. Se sono nella foresta, sono nella foresta. Oggi sono in questa città, nell'entroterra, che si chiama Margao, nello stato del Goa, dove poi partono i bus e siamo venuti a fare vedere un po' come poterci sistemare qui, anche se ci sono le strisce pedonali, le rispettano solo in parte, anche se la popolazione indiana è speciale perché molto pacifica, però il traffico è talmente elevato che insomma bisogna salvarsi un po'. E così vi porto anche un po' voi in questo traffico che vedete. Vi dicevo, io che come sapete lavoro sempre con i pastori e inserisco i cani nel gregge, noto nei pastori una praticità che diventa sempre meno frequente nelle famiglie. Vi faccio sempre meno diffusa, volevo dire, vi faccio un esempio. Se il pastore ha un buon cane da guardiania antilupo, che veramente è in grado di proteggerli la famiglia, o se ha l'esigenza di inserire nel suo gregge dei cani da guardiania antilupo, non è che si preoccupa di molte cose, o perlomeno prima si preoccupa di raggiungere questo obiettivo, che è quello di mettere al sicuro al gregge. Berlusconi, Italia. E allora mi dicevo, questi mi sentono a parlare italiano e dicono Berlusconi. Questo ci viene dietro. Vogliono venire tutti in Italia. Allora vi dicevo, che cosa fanno i pastori? Si preoccupano innanzitutto di mettere il gregge al sicuro. E a volte hanno anche altri cani, che sono quelli da conduzione, ma a volte... Facciamo dei ragionamenti, dicono, ma che cos'è che condurrebbero i miei cani se i lupi mi uccidono tutte le pecore? Non gli resta più niente da condurre. Quindi quei pastori che sono in difficoltà hanno da subito le idee molto chiare. Mi dicono, tu inizia a darmi dei cani che mi mettano ben al sicuro il gregge. Poi dopo io cercherò in qualche modo di gestire la convivenza di questi cani, che sono quelli che mi mettono al sicuro il gregge, con gli altri cani che faranno conduzione. Tant'è che a volte, se esiste questa compatibilità, loro che cosa fanno? Nel momento in cui c'è da condurre il gregge, magari prendono uno o due di questi cani da guardiania antilupo, li tengono legati con una corda, e finito di condurre il gregge, separano a volte questi cani da condurre. Tra l'altro qui è un posto, non so se ve lo faccio, riesco a far vedere l'interra, che mi ha incuriosito molto non appena sono venuto, perché ci sono cani randagi di grandissima taglia. Voi dovete vedere quanti cani hanno una struttura tipo Rottweiler come fisico, anche se sono più lupoidi, e quindi mi posso immaginare benissimo che cosa possa essere accaduto nel momento in cui c'erano questi problemi, che dei branchi di cani di queste taglie attaccavano le persone di notte alla mattina. Perché mentre i cani, se hanno una taglia più ridotta, uno forse può immaginarsela di cavarsela con un bastone o con qualcosa, cani come c'è in questa città specialmente creerebbero ovviamente dei seri problemi. Proprio qui a Margao ne vedo parecchi, che adesso appena smetto la diretta ne fotograferò qualcuno, ve li posto, ma sono cani su più o meno sui 40 kg, di conseguenza sono cani che se fanno un'aggressione la cosa si fa seria.
non sono tutti così, però mentre vicino alla foresta sono molto più leggeri, qui sono già di taglia abbastanza più grande, abbastanza più importante. E vi dicevo, comunque, i pastori hanno questa grande concretezza di dire: ok, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di mettere al sicuro il gregge, dopodiché andremo a risolvere tutti i problemi dopo. Laggiù dove io invece devo andare a inserire a volte cani all'interno di una... andiamo di lì? Oppure andiamo magari di là. Dove devo andare ad inserire dei cani all'interno delle famiglie, a volte siamo partiti con l'obiettivo di mettere al sicuro la famiglia e poi ci fermiamo perché abbiamo il pechinese che per forza vuole, deve anche lui vivere nel giardino sempre, ci chiediamo: ma il mio maschietto di volpino prepotente come se la caverà con il vostro cane da protezione familiare? E blocchiamo sta cosa, o meglio, a volte quando io chiedo di suddividere magari la proprietà o di circoscrivere un po' la parte della casa, le persone nicchiano, perché io a volte con i miei cani servo dei proprietari di case che hanno dei giardini che sono anche 10.000 metri quadrati. Bastano 200 metri quadri per far vivere bene una coppia di cani. Una volta che i cani sono maschio e femmina, di stesso posto non sterilizzato, sono vicino alla riserva di cibo, però non è che hanno bisogno, ve l'ho già detto altre volte, un cane da solo, anche se ha un'isola diciamo da poter correre, sta molto peggio che un maschio che abbia una femmina all'interno di un cortile, perché cosa conta per il benessere del cane sono altri principi. E quindi è il motivo per il quale vi ho messo questo titolo, cioè bisogna cercare di non perdere l'obiettivo. Il primo obiettivo, se voi vi rivolgete a me, è quello di mettere al sicuro la famiglia, di poter individuare dei soggetti che siano poi molto affidabili con i familiari, ma nello stesso tempo che possano garantirvi quello che a voi manca in questo momento, cioè nel senso che se siete fuori dal lavoro, siete usciti eccetera, lasciate magari a casa i familiari, oppure siete anche voi a casa la notte e vi entra qualcuno improvvisamente, è un disastro. E molti mi dicono: ma perché tu punti tanto sulla prevenzione? Non è meglio che li entrano magari in casa, così acquistano poi rapidamente i cani? In realtà non è così, ve l'ho già detto altre volte, laggiù dove entrano spesso poi la gente non sceglie. No, non sceglie neanche più di... scusa, dove? Stiamo andando fuori. Dimmi te dove. Da dietro. E dicevo, non sceglie neanche più dopo l'opzione del cane, nel modo più assoluto, tanti poi cambiano casa. Quindi attenzione, porsi come primo obiettivo quello della sicurezza della famiglia e poi tutto si riesce a sistemare. Intanto ci sono gli orari in cui noi ci sottoponiamo più a rischio, che sono, si può dire, dal tramonto alla mattina, dove i cani da protezione familiare possono rimanere liberi, e se magari avete qualche altro cane, che un maschio con un altro maschio non ha questo grande accordo, può rimanere magari per il periodo notturno, siccome molti di voi li tenete in casa, quell'altro può rimanere in casa in disparte, e viceversa potete fare una recinzione per un po' di ore diurne dove tenete chiusi gli altri e libero l'altro. Molte volte avviene, se i proprietari non ci mettono di loro per distruggere tutto, una convivenza spontanea, pacifica. Questo accade nel 90% dei casi. Io seguo sempre i miei clienti anche nell'introduzione dei loro nuovi cani, quei cani che hanno già, e se mi ascoltano poi si ottiene ciò che uno desiderava. Però quello che vi dico è che non voglio vedere le famiglie che si sono bevute così il cervello, che dicono: ok, quasi quasi rinunciamo al cane perché abbiamo paura che poi il cane che noi abbiamo magari potrà poi avere dei problemi col nuovo cane. Ma se avevate concretizzato il fatto di inserire dei cani, perché avete fatto dei ragionamenti. Capisco che avete un cane, magari già esistente nella proprietà, che siete affezionati, ma come tutti noi risolviamo problemi, io riesco a far convivere 40 cani, ovviamente mi organizzo con le strutture, quindi penso che il non perdere l'obiettivo
sia la cosa migliore in assoluto. Ed è un po' quello che normalmente fanno i pastori, perché hanno molto più praticità e riescono a venire molto più al sodo sulle cose che vogliono raggiungere, sulle priorità. Idem il discorso di dove deve stare il cane è meglio che per proteggere la famiglia rimanga sempre abbastanza vicino alla casa, ma non tanto perché non sentirebbe di odore oppure come udito. Perché questi cani, specialmente di notte, possono sentire anche a un chilometro di distanza, intercettare qualcuno di estraneo che avviene, ma perché vi servono ovviamente vicino alla casa. E come ultima cosa, voi non dimenticatevi mai, e se osservate i cani lo vedete facilmente, che più i cani sono vicino alla riserva di cibo e più hanno spirito di combattività. Tant'è che io consiglio sempre ai pastori di notte di lasciare liberi i cani fuori dalle recinzioni dove sono le pecore, per andare a intercettare i lupi a distanza, perché i lupi laggiù a distanza hanno meno combattività perché sono lontani dalla loro potenziale riserva di cibo. E la stessa cosa è un principio che vale per i cani: più sono vicino a casa, più sono vicini alla riserva di cibo e più hanno veramente molta combattività nel non lasciarvi entrare le persone all'interno della vostra recinzione. Invece cani in mega proprietà che volete che vi proteggano la casa, poi il magazzino, poi il frutteto, poi tutto quanto, ecco, è ovvio che lo spirito di combattività di un cane, se più si allontana dalla riserva di cibo, e più aumenta la tolleranza, perché lui non è che sa i confini della proprietà, non è che ha interesse a proteggere la vostra proprietà, lui ha interesse a proteggere la sua riserva di cibo, e anche voi perché siete i datori di cibo, ma innanzitutto il posto dove lui pensa di poter sopravvivere, non vuole che nessuno sta vicino. E quasi sempre dove c'è la riserva di cibo c'è anche la vostra e c'è la famiglia. Bene, questa era la diretta che volevo fare oggi, molti magari per lavoro in questo momento non mi vedranno, so che mi vedrete registrati, e come sempre vi ringrazio di avermi seguito in numerosi, e vi auguro a tutti buona giornata. A presto, ciao!